Dio, ma Dio ci guida a dire queste cose che possiamo dire nel 99,9 delle chiese non si dicono, che il 99,9 dei pastori non hanno il coraggio di dire. Chissà perché, chissà perché. Forse hanno qualche cosina nascosta nel cassetto. Che Dio abbia pietà, che Dio abbia misericordia. Noi dobbiamo buttare via la spazzatura del mondo. Amen! Non tenere nel cassetto quei sogni nascosti, quelle fantasie nascoste, quelle fantasie erotiche, sessuali. È inutile che mi vieni a predicare nel pulpito. E poi chissà cosa fai con tua moglie nella camera segreta. Che l'Eterno sgridi questi demoni. Sono spiriti seduttori. Il servo di Dio deve essere integro. Amen, alleluia. E questo vale anche per me, gloria a Dio. Dio anche a me mi sta avvertendo, alleluia. Anche a mia moglie, anche a noi Dio ci parla, che noi non dobbiamo cadere nei lacci di Satana. Amen. Che marito e moglie fanno certe cose per eccitarsi. No! Amen. Noi dobbiamo praticare un sesso nel matrimonio santo, decoroso. Il vostro letto, dice la Bibbia, non sia macchiato dalla fornicazione, dall'impurità, dalle passioni indecenti, dalle carnalità, dalle passioni della carne, come i pagani che non conoscono Dio. Amen. Ma come mai nel 99% dei pulpiti, o anche i predicatori su YouTube, i tanti predicatori, non dicono queste cose? Forse non sono cose utili? Secondo voi queste cose non sono utili? Ma dai, non servono. Ma cosa dice Ansaldo? Queste cose non contano. Tu pensi che non contano questi insegnamenti? Contano tantissimo. Perché se tu sei legato, hai delle passioni, hai dei vizi, dei vizietti, delle fantasie sessuali con tua moglie, tu così non puoi entrare nel regno dei cieli. Tu così non puoi entrare in paradiso, praticando la fornicazione, il sesso impuro, l'impurità nel matrimonio. Fratello, come ho detto già una volta, e più di una volta, alla gloria del Signore, perché questa è verità, sana dottrina, sono insegnamenti spirituali. Nel matrimonio cristiano non si può fare quello che si vuole. Non si può, fratelli. Amen. Un marito, una moglie convertiti al Signore non possono fare quello che vogliono. Io non posso dire, io non posso, tu non puoi dire no, questa aria non me la tocca nessuno. Io faccio quello che voglio con mia moglie, io faccio quello che voglio nel mio letto. Non è vero! Stai attento, fratella, sorella, fratello, sorella, stai attento. Tu con tuo marito non puoi fare quello che vuoi, non puoi lasciarti fare quello che vuoi. E tu, fratello, con tua moglie non puoi fare quello che vuoi, non puoi desiderare quello che vuoi, non puoi usarla come vuoi, per sfogarti nelle tue passioni carnali. No! Dobbiamo avere un santo timore, un rispetto, un amore puro. Fare le cose con semplicità, nell'amore di Dio, con timore dell'Eterno. Amen, fratelli, sono cose importanti, perché molti per quello che fanno, anche con la moglie, possono andare all'inferno. È così, fratelli. Se tu che sei un credente obblighi tua moglie che ti faccia certe cose, come nel mondo, nella vecchia vita, tu vai all'inferno, fratello. Anche se i pastori oggi non te lo dicono. Ecco perché stai ascoltando qui, gloria al Signore, a Dio la gloria. Vai all'inferno così, fratello. Se io desiderassi che mia moglie facesse certe cose o si mettesse certi indumenti particolari per accitarmi, io me ne vado all'inferno. Che il Signore sgridi!
nel nome potente di Cristo. Tu devi sottomettere la carne. Amen, sorella, fratello caro nell'amore di Dio. Tu devi sottomettere la tua carne. Amen. Devi sottomettere la carne. Devi spogliarti del vecchio uomo. Devi rinunciare alle passioni ingannatrici, dice la Bibbia. Che il Signore ci fortifichi sempre di più. Perché a volte ci sono tentazioni nell'area sessuale. Fratelli, credetemi, io non avevo in mente di parlare di questo argomento, ma per la gloria di Dio sento la guida dello Spirito Santo. Amen. Perché c'è bisogno, amati in Cristo, c'è tanto bisogno che ci santifichiamo in ogni area. Per questo che non è vero che Dio guarda solo il cuore. A Dio guarda solo il cuore. Allora lasciati andare con tua moglie e fai quello che vuoi. Non è così. Dio guarda solo il cuore. Sorella, non ti preoccupare come ti vesti. Non ti preoccupare cosa guardi nella TV. Dio guarda il cuore. Non è vero. Dio vede tutto. Signore, abbi pietà. Dio non è miope, come tanti che sono ciechi, fanno finta di non vedere. Dio vede tutto, fratello. E Dio guarda il cuore, sì, certamente, ma Dio vede anche i tuoi desideri, i tuoi pensieri, quello che tu parli, come ti vesti, quello che fai, se cammini rettamente, se lo onori quando sei da solo in casa tua, in camera tua, o quando sei con la tua moglie nel privato. Dio vede tutto. Allora noi dobbiamo santificarci con l'aiuto del Signore.